Ciao, Ciao Vegan e bentornati sul canale. Dunque, oggi 5 libri per diventare vegan. Per chi segue il canale proprio dagli inizi, mi ricordo che avevo fatto un video 5 libri da leggere, 5 libri che mi hanno cambiato la vita, 3-4 anni fa, direi. Questo perché io personalmente dentro ai libri ho trovato il veganismo e l'antispecismo. E questo video qua però appunto sarà un po' diverso perché non sono i libri che hanno fatto diventare vegan me, a parte uno, adesso vi dico, ma guardando la mia libreria ho provato a immaginare. Ci sono tantissimi libri fantastici, ma una marea, che trattano di diritti di animali, antispecismo, veganismo, quindi ce ne sarebbero sicuramente molti altri, sicuramente è una lista che può essere modificata, aggiornata, tutto quello che volete, però guardando la mia libreria, 5 libri che secondo me, per iniziare, sono perfetti. Quindi se state pensando di diventare vegan, oppure proprio non lo siete affatto e non volete diventarlo, grazie se state guardando questo video, naturalmente, provate comunque a leggere questi 5 libri, perché secondo me dentro potreste trovare delle risposte a delle domande che magari non vi siete ancora posti, ecco. Dunque, i libri sono questi. Allora, parto col dire che, a dire la verità, inizialmente io volevo dire semplicemente in questo video potete ritrovare questo libro, che è un libro che io avevo consigliato in questo video vecchissimo, in un video della rubrica Un libro vegano al mese, che so che per tanti e tante che seguono il canale era veramente un grandissimo desiderio trovarlo e leggerlo, e so che per tanti e per tante appunto è stato sempre molto difficile nel corso di questi anni recuperare questo libro. Recentemente una ragazza, Arianna, grazie mille Arianna per la notizia, che segue il canale, ha detto: Giù, ma guarda che io ho visto che sul sito della casa editrice c'è, ti assicuro che c'è. Così io l'ho subito detto su Instagram, l'ho scritto proprio, non so, per giorni e giorni di fila, perché ho detto: wow, qua assolutamente la gente lo deve sapere, perché questo è veramente uno dei libri più belli, più importanti e meglio scritti per quanto mi riguarda sull'argomento che io abbia mai letto, e quindi ci tenevo a fare un video in cui dicevo: c'è di nuovo quel libro, fine. Poi ho detto: vabbè, un attimo, magari fai anche qualcosa di un po' più articolato. E quindi partiamo subito dal primo libro. Tra l'altro prima ho contattato la casa editrice per avere conferma, e la signora Anna, gentilissima, con cui ho parlato, mi fa: no, ma guarda che c'è sempre stato. Così ho detto: cavoli, ma noi abbiamo sempre avuto difficoltà a reperire, non so, comunque la cosa importante è che se voi andate sul sito della casa editrice Editori Riuniti, praticamente la mia casa editrice preferita, perché loro veramente pubblicano delle cose da tantissimi anni di una qualità eccelsa, trovate assolutamente il primo libro che vi voglio consigliare, ovvero Un'eterna Treblinka di Charles Patterson. Questo libro qua, per iniziare, senza dubbio, è veramente, io se penso a quando l'ho letto, è stato per me come se qualcuno mi tirasse proprio un pugno, cioè proprio mi ha spaccato la faccia questo libro, mi ha distrutta, crudissimo, tostissimo da leggere, e penso che sia ottimo per iniziare perché è proprio una voce fuori dal coro, no? Rispetto a tutto quello che uno normalmente vede e sente nella sua vita quotidiana, no? In cui quindi si è completamente scollegati dagli altri animali, in cui ci si è, non so, si è come catapultati in una realtà parallela in cui ci si è dimenticati che anche noi umani siamo animali. Parla di nazismo, parla di campi di concentramento e parla anche di tutti quei posti di tortura, in tutti quei lager quotidiani in cui vivono gli altri animali, quindi gli allevamenti, i mattatoi, e c'è questo paragone sconvolgente tra quello che subivano gli ebrei, gli zingari, gli omosessuali, insomma, durante il nazismo, con quello che subiscono loro oggi e in passato. Quindi questo sicuramente per iniziare. Secondo libro, Restiamo animali, vivere vegan è una questione di giustizia, di Guadagnucci, la casa editrice è Terra di Mezzo Editore e il prezzo di copertina è 14 euro. Anche questo qua, di questo qua trovate la recensione nella rubrica Un libro vegan al mese, che trovate in playlist. Come vi avevo detto in quella recensione, è un libro eccezionale. Lui parte dalla sua esperienza al G8 e racconta come in quella circostanza lì, lui per la prima volta si è reso conto per la prima volta che anche lui era un animale, no? Dice questa frase alla sua amica, collega, le dice: hai presente una tonnara? E da questa esperienza qua parte tutto un lavoro di riflessione, di ricerca, e io trovo che questo sia veramente un libro magnifico per capire il veganismo e, diciamo, se magari si ha ancora una visione antropocentrica, no? Di questa cosa, quindi una decisione, una presa di posizione che riguarda noi umani, le nostre abitudini alimentari, quello che facciamo noi, no? Come se fosse una cosa privata, personale. Questo libro qua proprio disintegra questa credenza, perché veramente fa capire, appunto, come dice il titolo, che è proprio una questione di giustizia. Bellissimo.
Terzo libro, Guida al vivere vegan, prezzo di copertina 12 euro, la casa editrice è Terra Nuova Edizioni, le autrici di questo libro sono Laura Mencherini e Dora Greco. Dora Greco è una delle fondatrici di Progetto Vivere Vegan, una onlus vegan antispecista italiana. Questo libretto qua, proprio come dice il titolo, è proprio una guida, quindi si inizia, e anche di questo trovate sempre la recensione nella rubrica Un libro vegan al mese. Questo perché secondo me per iniziare è proprio un libro prezioso, fantastico proprio, ottimo per iniziare, perché c'è una breve introduzione sul perché e per chi si diventa vegan, quindi sul veganismo e l'antispecismo, e poi mi piace molto appunto perché è una guida pratica, quindi non so, prodotti per pulire la casa, qualche consiglio per la cucina, io lo trovo fantastico, cioè se questo veramente è un video pensato per chi vuole diventare vegan e attualmente non lo è affatto, questo libro qua sicuramente vi aiuterà tanto e vi darà tantissimi spunti utili proprio nella vita di tutti i giorni. C'è anche poi nella parte finale, esatto, non so, siti utili, ce ne sono una valanga, prodotti e aziende consigliati da loro, qualche ricetta, bello, anche per chi magari poi viaggia, ci sono, non so, proprio 3 pagine con delle lingue, in francese, spagnolo, portoghese, per dire io non mangio quello, ma mangio quello, in tedesco, veramente molto bello, anche per la questione dei viaggi, qualcosa sugli ingredienti, bellissimo. Quarto libro, un libro di ricette, ne ho messo uno perché, lo sapete, se seguite il canale, a me non piace affatto cucinare, non mi interessa, cioè zero, ma ricordo quando non ero vegan e volevo diventarlo che alcuni siti, vabbè, online, lo so, ci sono tantissimi canali di ricette vegetali, tantissimi blog di ricette vegetali, lo so perfettamente, però oltre appunto ai miei siti preferiti di ricette vegetali quando ero ragazzina, c'erano anche, ancora ce li ho nella libreria, quei 3-4 libri che all'inizio per me furono molto importanti e anche pratici, sinceramente, molto utili, perché di fatto poi dobbiamo pur mangiare qualcosa e quindi magari mi rendo conto che se si è abituati a riconoscere gli altri animali come prodotti e come parti di un pasto, ci sta che all'inizio uno abbia bisogno di qualche idea, qualche spunto, anche molto semplice, e io ho scelto Happy Vegan Kitchen, che è un libro che costa 22 euro, la casa editrice è Food District e l'autrice è una ragazza vegana antispecista italiana, Francesca Bresciani, che tra l'altro ha una pagina Instagram carinissima, ve lo lascio qua sotto per seguirla, che a me lei piace tantissimo, e ne ho scelto uno di quelli che avevo perché appunto io, a me lei piace molto, mi è molto simpatica, è molto brava, e queste ricette qua secondo me ce ne sono sia magari di più semplici, non so, ad esempio ve ne faccio vedere qualcuno, le foto sono bellissime secondo me, quindi sia magari per chi ha piacere a cucinare, che proprio si diverte, no, eccetera, ma poi anche delle cose più facili, quindi non so, lasagne al ragù, tramezzini, gnocchi di ceci, crespelle, questo qua secondo me come primo libro di ricette, insalata russa, quindi cose semplicissime per il livello base, che è il mio, guacamole, formaggio spalmabile, sì, di anacardi, chips di cavolo nero, questo qua secondo me è un ottimo libro di ricette, il vostro primo libro di ricette vegetali, io vi consiglierei questo qua, la copertina è simpaticissima, bellissima, fa subito pensare a un picnic sui prati, e so che appunto all'inizio ci sta, ed è strautile avere qualche idea, quindi questo qui. Quinto e ultimo libro, ne ho scelto uno sulla vivisezione, ero straindecisa perché ne ho tantissimi sull'argomento, alla fine penso che sia una buona scelta questa qua proprio come primo libro, che è Tutto quello che dovresti sapere sulla vivisezione ma non vogliono che tu sappia, casa editrice edizionicosmopolis.it e l'autore è Stefano Cagno, il prezzo di copertina è 9 euro, diciamo che in linea di massima tutto quello che ha scritto Stefano Cagno e anche Massimo Tettamanti, che è un altro medico e ricercatore antivivisezionista anche lui, io trovo che sia tutto assolutamente da recuperare e da leggere. Questo libretto qua però appunto secondo me ci sta come prima lettura, perché intanto è molto breve, molto semplice, il linguaggio è diciamo terra terra, quindi anche per persone che non sono del campo, molto chiaro e illuminante. Assolutamente illuminante, risponde a tanti luoghi comuni, perché si fa la sperimentazione animale, cos'è la sperimentazione animale nella storia fino ad oggi, però appunto in un modo molto semplice, e quindi come primissimo libro per approfondire l'argomento io consiglio assolutamente questo qui.
Bene ragazzi, questo tutto, questi qua sono i miei 5 libri per diventare vegan. Io ci tengo tantissimo a dedicare questo video alla casa editrice Editori Riuniti. Io sono una vostra grandissima fan e faccio il tifo per voi, veramente, alla grande. E grazie di cuore per aver deciso di stampare questo libro, Un'Eterna Treblinka. È proprio una delle letture più importanti della mia vita e sono felicissima di averlo consigliato e lo consiglierò sempre sul mio canale YouTube. Io, sempre di Editori Riuniti, ho anche questo libro qua, La Rivolta Nera di Angela Davis, un libro che avevo comprato a un mercatino dell'usato a Torino a 3 euro, mi pare sia un'edizione degli anni 70 questa, se non ricordo male, prima edizione febbraio 1972. Veramente, complimenti, fate veramente delle cose fantastiche. E niente, grazie mille per aver seguito questo video e noi ci vediamo come al solito in un prossimo video. Buona lettura, con affetto, ora è per sempre vegan.